Ciao ragazzi, sono Sonia Vellere, esperta di cucina naturale e salutare. Fa molto caldo e oggi la mia proposta per voi è una ricetta gustosa, sana, fresca, senza zucchero, da tenere in frigo e mangiare quando lo volete. Frutta e fruttino, il dolce gustoso dell'estate. Iniziamo, ma prima la sigla. E questi sono gli ingredienti: la frutta, due albicocche tagliate a pezzetti, 20 palline di anguria. Io per farle ho usato questo. 1 litro di acqua minerale naturale, mi raccomando di buona qualità. 3 cucchiai di malto di riso, lo zucchero naturale dei cereali. Una stecca di agar agar che taglieremo a pezzetti e verrà sciolta nell'acqua. Che profumo! Il succo di un lime, un pizzico di sale marino integrale, preferibilmente di Sicilia, che fa uscire il dolce. Prendo una casseruola e verso mezzo litro di acqua minerale naturale di buona qualità. Aggiungo il succo di lime e aggiungo il malto di riso. Mescolo bene, in tal modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ed ora ai fornelli. Andiamo ai fornelli e portate a ebollizione l'acqua, il succo di lime e il malto e girate finché non bolle. Spezzate finemente l'agar-agar e girate con il cucchiaio. Finché non si scioglierà e porterete di nuovo a ebollizione. Aggiungete un pizzichino di sale marino integrale, questo vi permetterà di tirare fuori il dolce. Ed ora la frutta. Aggiungiamo la frutta piano piano, state attenti a non scottarvi. E amalgamate. Dovete fare cuocere per 15 minuti e poi il nostro frutta e fruttino sarà pronto. Ed ecco la nostra preparazione ultimata. Andiamo a metterlo negli stampini. Un consiglio che vi do è quello di bagnare gli stampini, così vi usciranno con molta facilità. Andiamo a mettere 3-4 mestolini di composto nel bicchiere. Con la nostra preparazione vi usciranno 4 porzioni. Dolce, gustosi e molto belli. Bene, la nostra ricetta finisce qui. Frutta e fruttino, il dolce sano dell'estate, perché senza zucchero si può. Sano, salutare, gustoso e bello. Se il video ti è piaciuto, lascia il tuo pollice all'insù. Se volete restare aggiornati, iscrivetevi al canale. E se lo rifate, taggatemi su Instagram con @chefsoniavellere. Sano, salutare, gustoso e bello. Fai volare anche tu il tuo cappello e fai uscire lo chef che c'è in te.